ma Signore, tu sei il nostro Padre. Il profeta Isaia descrive in termini efficaci e molto intensi la condizione umana, la nostra condizione e la condizione del popolo, non soltanto quella personale. Parla dell'allontanamento dal Signore stesso, parla del rischio dell'iniquità, parla della dimenticanza di Dio, in una parola, da cui consegue la dimenticanza della partecipazione alla preghiera, al culto e soprattutto quella di far passare nella nostra vita quotidiana lo sguardo con cui Dio ci ha creati, come ci ha ricordato il lungo ed appassionato brano della lettera agli Ebrei, dal quale risalta cosa significhi la compagnia di Dio al nostro destino. Essa consiste nel dono totale di sé, nell'offerta totale di sé che Gesù compie lasciandosi inchiodare al palo della croce, lui innocente, e prendendo su di sé il nostro peccato, perché questo peccato non sia più origine negativa di perdita e di morte per noi, ma diventi offerto e rinnovato il nostro cuore dalla sua potente resurrezione, diventi un punto di partenza per il nostro riscatto e per il nostro perdono. Trovarsi a celebrare l'Eucaristia in questo luogo e cercare di superare il rischio di una estraneità meccanica nel quale spesso cadiamo vivendo l'Eucaristia è per l'Arcivescovo un grande dono di cui sono grato, tanto più che la fama di questo centro e anche la possibilità che ho avuto di intravederlo, ma soprattutto di vedere voi, di tutte le generazioni che lo state vivendo, riempiono il mio cuore di ammirazione, anzitutto per chi l'ha voluto e l'ha creato con tanto sacrificio e con tanta creatività, padre Morel, e poi per l'equipe dei laici che l'ha preso in mano e lo conduce con l'assistenza dei padri gesuiti e con la vicinanza dei sacerdoti di questo decanato di Lambrate. Vedendo i numerosi appunti che mi sono stati preparati per illustrarmi la vita che qui svolgete e la grande opera educativa che prestate, mi ha molto colpito la genesi di questo luogo. Essa è l'incrocio di due personalità molto diverse certamente e nello stesso tempo così confluenti, come la figura del beato Cardinal Schuster e quella di padre Morel. Schuster era, al di là di quel che si dice di lui, si tende un po' a dipingerlo come un grande mistico, e lo era, non tanto interessato alla realtà, non così coinvolto come siamo tendenzialmente noi oggi, per mille ragioni, per la diversa situazione della Chiesa di allora, con la realtà quotidiana. Non era affatto così. E proprio la genesi di questo vostro centro lo mostra.
perché il padre Morel va a trovarlo sostanzialmente un mese prima della sua morte, quando lui era già molto segnato dalla malattia, no? E gli va a porre un problema che lo rendeva ansioso, da San Fedele, dalle ristrettezze degli spazi educativi che soprattutto impedivano questa dimensione educativa fondamentale dello sport, non soltanto di San Fedele ma di tutte le parrocchie del centro. Lui sente il bisogno di spazi diversi, di un orizzonte diverso, intuisce con grande anticipo il peso che avrebbe avuto lo sport col passare degli anni, e dopo 60 anni noi vediamo quanto ne ha e quanto ne avrà sempre di più, proprio perché è molto più praticato oggi di quanto non fosse ascoltato ai suoi tempi. E con una intuizione geniale, il Beato Schuster suggerisce al padre Morel di trovare questo grande spazio aperto, questo grande prato, su cui sarebbe stato poi possibile al padre e ai suoi collaboratori, a voi oggi, edificare questa serie di impianti sportivi nei quali produrre quell'educazione allo sport centrata sui valori di cui ci ha parlato il Presidente, che voi continuate a perseguire. Quindi l'incrocio di una figura mistica e contemplativa con una figura dal grande senso pratico, che danno l'idea di come il cristianesimo voglia essere fino in fondo la religione del Dio incarnato, di un Dio che si è giocato con la storia, di un Dio che continua per la potenza dello Spirito Santo attraverso il sacramento ad accompagnarci come il pane che nutre. Siamo in tempo dell'Expo e non dobbiamo dimenticare quale sia la radice profonda del nutrimento. E se noi cristiani abbiamo una parola da dire su questo grande evento, è proprio la parola che vuol dire che nulla, nessun aspetto dell'umano, compreso l'aspetto del nutrimento fisico, può essere sganciato da ciò che il Presidente chiamava il perché facciamo questa cosa. Tutte le dimensioni della vita alla fine rifluiscono lì. E allora dall'unione di intenti di queste due grandi figure che voi giustamente ricordate si sprigiona una creatività come quella che ha dato vita a questo ambito educativo e che voi intendete non solo mantenere ma sviluppare. Ci sono due elementi che voglio richiamare come espressione della paternità di Dio che si è manifestata nella misericordia personificata che è Gesù e che voglio un po' anche lasciare come indicazioni per la vostra azione pedagogica. Il primo elemento lo traggo appunto dall'elenco dei principi, dei criteri che il Presidente ci ha ricordato e che io ho potuto leggere per intero. Ho trovato questa formulazione che mi sembra molto significativa. Tra i sei valori fondanti, c'è scritto, non c'è una vocazione umana ed una vocazione cristiana. C'è una educazione integrale, rispettosa di tutti i fattori che costituiscono la persona. Ecco, vorrei che questo fosse un criterio educativo permanente. Si educa solo quando si trasmette questo criterio di unità. L'uomo cresce e matura partendo dall'età di questi bimbi nella misura in cui attraverso tutti gli aspetti della sua vita, e lo sport tra questi è di importanza molto rilevante, però
passa un criterio unificante che, come ricorda il valore detto alla fine, ma che deve stare al principio, per noi è il rapporto personale con Gesù. Allora, io sono stato molto colpito quando ho letto questa affermazione, perché purtroppo questo è invece il difetto che ancora gravemente attanaglia noi cristiani nell'epoca di oggi. Separiamo l'umano dal cristiano, e così l'umano è come se fosse in grado di definirsi, di essere spiegato da solo, senza Dio Padre, senza il rapporto quotidiano con Dio, e il cristiano fosse una sorta di vestito che noi mettiamo soprattutto la domenica o in certi momenti eccezionali della nostra vita, la nascita, il matrimonio, sempre di meno, la morte, e non c'è una unità della persona. Ma laddove manca questa unità, manca la possibilità di godere di tutti gli aspetti della vita, ivi compresa la bellezza dell'attività sportiva. Quindi insisto e raccomando a voi tutti, in tutte le vostre differenziate funzioni e compiti qui dentro, che l'azione educativa sia integrale, certamente distinguendo tutti gli aspetti. Questo è un luogo per tutti, aperto a tutti. L'affermazione della visione integrale dell'uomo che Gesù ci dona non esclude nessuno, di diversa religione, di diversa cultura, di diversa etnia, come per esempio il gruppo dei salvadoregni che si incontra qui. A tutti è aperto questo luogo, ma chi lo propone, se vuole rispettare la grande intuizione di Schuster e di Morrell, lo deve proporre secondo questa visione totale. Perciò l'educazione sportiva non può essere separata dall'educazione integrale. Qui si inserisce la seconda indicazione che vi voglio lasciare, che voi stessi, almeno nei fogli preparatori che mi sono giunti, avete voluto riprendere dall'impegno che la diocesi sta perseguendo a partire dall'inizio di quest'anno pastorale, quello della comunità educante. Voi sperimentate, toccate con mano, che non è il singolo ad educare, anche se evidentemente l'importanza della persona e del rischio personale dell'educatore con l'educando è imprescindibile. Ma il singolo educa in tanto in quanto è radicato in una comunità vivente, educa nell'insieme. C'è un'affermazione del Cardinal Martini, che ha parlato a suo tempo di agenzia di senso alto per descrivere il centro Schuster, che aiuta a capire che cosa voglia dire comunità educante. Dice il cardinale: c'è da chiedersi se le generose energie profuse per i piccoli, per i minori, non rischino di essere vanificate quando non siano orientate idealmente e praticamente verso una concreta comunità di adulti che vive di fede. C'è da chiedersi se non sono vanificate quando non sono orientate in questo modo. Ebbene, la comunità educante è uno stile educativo, non è tanto un organismo in più, è una modalità educativa che vuole rispondere a un aspetto difficile e problematico del nostro tempo, che è appunto la mancanza di unità dell'io e la fragilità dell'insieme, la fragilità della comunità, che tante volte comincia proprio addirittura nella famiglia. Come possiamo aiutare i nostri ragazzi, i giovani e noi stessi a superare questo rischio di concepire la nostra giornata
come un passare attraverso differenti comparti stagni tra loro non comunicanti. Come possiamo infondere il gusto, il principio del rapporto con il Signore o comunque della domanda di senso del perché vivo ad un ragazzo che è costretto già a progettare la sua giornata come una somma di frammenti, facendo in modo che tutti gli adulti, perché senza una comunità di adulti che vive di fede non si educa, l'educazione ha bisogno di persone mature, come voi testimoniate i vari livelli. Ogni aspetto dell'educazione, cos'è una squadra di calcio di piccoli senza un allenatore e così via. Allora la comunità educante vuole essere un modo con cui tutti quelli che hanno a che fare con i ragazzi e con i giovani insieme cercano di approfondire il perché lo fanno, affinché possano comunicarlo accogliendo dentro la vita della comunità questi ragazzi che ci sono affidati, aprendoli così al futuro. Ecco perché nel canto, nella preghiera dopo la comunione diremo: tutti uniti col vincolo dell'amore in Gesù che ci ha resi fratelli. Allora, concludendo, lasciandovi queste due indicazioni pedagogiche su cui, per quanto vi sarà possibile, con l'aiuto dei sacerdoti e di tutti i responsabili vorrete ritornare, andiamo al cuore della liturgia della parola di oggi, che è un cuore impressionante. Anche coloro che gli erano andati dietro perché avevano avuto il pane a buon mercato erano come noi oggi, tutti protesi al fare. È come se la verità della nostra persona non venisse a galla se non inventando un'iniziativa dopo l'altra, come ha detto Papa Francesco parlando ai giovani vescovi l'altro giorno: non inseguite una serie di iniziative che vi distruggano, ma puntate alla relazione rinnovata con Dio e con tutti i fratelli. Allora, i seguaci di allora, i seguaci di un momento, i seguaci del pane avuto buon mercato, del Vangelo di oggi, gli pongono la domanda: allora che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare allora noi per avere la vita eterna? E Gesù risponde loro: questa è l'opera, il fare di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Come il marito verso la moglie, quando vive autenticamente l'amore, nella relazione trova le energie per affrontare tutti i compiti della giornata, così ognuno di noi nella nostra vita trova nella fede in Cristo l'opera per eccellenza, l'energia per affrontare tutti gli aspetti della vita legati agli affetti, legati al lavoro, legati al riposo, alla rigenerazione, di cui l'elemento sportivo è parte assolutamente determinante. Quindi questo sessantesimo sia, a partire da questo momento, da questa Eucaristia che ora riprendiamo, sia una domanda al Signore sincera che sgorghi dal cuore di ciascuno di noi: Signore, accresci la mia fede in modo tale che io ti possa dare sempre più del tu, in modo che io percepisca che sei risorto e vivo per la potenza del tuo spirito attraverso il sacramento dell'Eucaristia e attraverso la comunione con i fratelli, così che unificato, profondamente unito nel mio io nonostante le mie fragilità, io possa realmente affrontare
in pienezza, in bellezza, in bontà, in verità, il pellegrinaggio dell'esistenza terrena per giungere a quel compimento dell'io, per vivere quella vita riuscita che è la santità. Amen.